Ciao a tutti, ieri pomeriggio e stamattina si sono svolte le prime due conferenze dei capigruppo che avevano all'ordine del giorno la determinazione delle 12 commissioni permanenti previste dall'articolo 87 del regolamento, ma si è anche discusso delle commissioni speciali che dovranno determinarsi dopo. Prima su tutto è la commissione di trasparenza che per noi è molto importante, prevista dall'articolo 97 che deve formarsi entro 45 giorni dall'insediamento, e poi le altre eventuali commissioni speciali che si formeranno, previste dal 99, come la spending review, o anche questa è importante, vista la necessità di ridurre i costi del comune o la riforma istituzionale. Si veniva a questa discussione dopo che lo schieramento di Alemanno, quindi PDL, Fratelli d'Italia e lista di Alemanno, nella prima occasione, quindi nella prima assemblea del 1º luglio, avevano fatto un po' la voce grossa, quindi la voce del padrone, eleggendosi i due componenti dell'ufficio di presidenza spettanti all'opposizione, vale a dire il vicepresidente nella persona di tre decine del PDL, e il segretario d'aula di opposizione nella persona di Rossin di Fratelli d'Italia. Ieri la discussione è stata un po' animata in quanto la maggioranza ha presentato subito una proposta di modifica del regolamento dell'articolo 87 che prevedeva la riduzione dei membri delle 12 commissioni permanenti da 12 a 10. Questo all'insegna di una asserita riduzione dei costi che però non vi sarebbe stata, in quanto le commissioni sarebbero state sempre quelle, e questo avrebbe comportato soltanto una minore rappresentanza dei gruppi minori, quali appunto siamo noi. Infatti da questo conteggio sarebbe uscito fuori che noi avremmo avuto nel complesso 10 membri per le 12 commissioni e quindi due non l'avremmo coperte. Stesso dicasi per altri gruppi minori, quali ad esempio Marchini. E quindi c'è stata, diciamo, subito una ribellione da parte dei gruppi di opposizione. Noi stessi ci siamo fatti estensori di una controproposta che a quel punto prevedeva, volendo veramente ridurre i costi, di ridurre le commissioni permanenti da 12 a 10 con 12 membri ciascuna, quindi totale sempre 120, e noi con 10 avremmo coperto sempre tutte le commissioni. Il PDL, peraltro, nella conferenza di stamane è anche venuto appunto con questa nostra proposta ad attilo scritta che era pronto a depositare. A quel punto la maggioranza è retrocessa, quindi ha ritirato questa proposta ed ha confermato pertanto le 12 commissioni permanenti con 12 membri ciascuna. Questo ci consente di avere tutte le commissioni coperte, perché ogni consigliere può stare massimo in tre commissioni, noi siamo quattro, abbiamo 12 posti, abbiamo già consegnato al presidente Coratti la nostra suddivisione che prevede che io stia alla bilancio, lavori pubblici e turismo e moda, Daniele in urbanistica, patrimonio, politiche abitative e personale e statuto, Virginia in politiche sociali e della salute, scuola e cultura e politiche giovanili, poi farà obbligatoriamente parte della commissione speciale elette, ed infine Enrico in mobilità, ambiente e commercio. Poi c'è stata anche un'altra discussione perché la Belviso, si è alzata dicendo che non avrebbe, il capogruppo del PDL, che non avrebbe consegnato i membri delle commissioni permanenti laddove il presidente Coratti non avesse chiarito l'interpretazione dell'articolo 97 riguardo alla determinazione della commissione trasparenza e a chi può votare o chi no. Nella fattispecie il gruppo misto formato dal fuoriuscito della lista Marchini di noi. E questo perché questo potrebbe modificare gli equilibri della votazione che comunque si svolgerà tra qualche giorno e creare una situazione di pareggio, visto che alcuni gruppi hanno già dichiarato che voteranno noi, per il semplice fatto che il PDL appunto nella prima aula ha fatto una vera e propria prova muscolare, quindi eleggendosi tutte e due le figure, diciamo un po' di prepotenza. Questo, ripeto, potrebbe creare una situazione di pareggio 3 a 3 e poi a norma dell'articolo 22 del regolamento è il Presidente a decidere. Quindi vediamo come andrà a finire riguardo a questa importantissima per noi commissione della trasparenza.
Infine, lunedì, nel consiglio di lunedì, oltre a determinare le commissioni, si stabiliranno anche i vicepresidenti di maggioranza e di opposizione delle rispettive commissioni, anche i presidenti, che però appartengono alla maggioranza, ed in base a un conteggio meramente matematico, noi avremo diritto a 2,52 vicepresidenti di opposizione su 12, e quindi vediamo cosa ne verrà fuori, tenendo pure conto che ci dobbiamo anche organizzare perché cominciamo a essere impegnati in parecchie commissioni. Infine, giovedì ci sarà il consiglio sulla votazione delle linee programmatiche depositate dal sindaco Marino, depositate il 5 ma che ci sono state notificate il 10, deve intercorrere una settimana. Quindi a questo proposito invito tutti quanti a come dire la loro sul dibattito che ha introdotto Enrico sul forum riguardo alle linee programmatiche di Marino, visto che entro giovedì dovremo preparare un discorso. Per il momento non c'è altro, stay tuned e ciao a tutti.